Bene, buongiorno, benvenute e benvenuti a tutti. Il mio nome è Stefano Bianco, sono coordinatore del dottorato Contemporary Humanism e sono molto lieto di accogliervi in questa circostanza che è appunto l'introduzione, l'avvio dei lavori del nostro dottorato che saranno aperti dalla prolusione della professoressa Benedetta Papasoli. La professoressa Benedetta Papasoli è stata coordinatore di questo dottorato negli ultimi 5 anni. Io appunto ho l'onore e anche il peso di prendere la sua successione. Abbiamo dunque chiesto a lei di, come dire, fare una specie di passaggio di testimone nel avviare i lavori con una lezione su un tema molto bello che è quello del mentore, della figura del mentore, una figura così importante anche nel lavoro di ricerca, nel lavoro accademico, nella formazione. Questa quindi diciamo è in qualche modo quella che in alcuni paesi si chiama una Abschiedsvorlesung, una leçon d'adieu, ma perché chiude come dire, il ciclo del lavoro di coordinamento della professoressa Papasoli, ma in realtà è una leçon de devoir, perché la professoressa Papasoli la rivedremo presto, continuerà a insegnare, a tenere lezioni per i nostri dottorandi, e questa è anche una leçon de bonjour, inaugurale, perché in fondo apre appunto i nostri lavori, non soltanto quelli del nostro dottorato, ma anche degli altri dottorati che hanno voluto partecipare. Qui tra noi oggi ci sono molte autorità accademiche, tra cui il rettore, il professor Bonini, la professoressa, la direttrice del Dipartimento di Scienze Umane, la professoressa Bertini, Patrizia Bertini, la professoressa Di Agresti, la dottoressa Damiano, insomma, l'Ateneo ci ha tenuto a essere presente oggi per, come dire, è anche segno della stima di cui la professoressa Papasoli gode, oltre che coordinatrice di questo dottorato, è stata vicerettore dell'università, direttore di un dipartimento, presidente di corso, insomma, ha avuto tanti incarichi accademici. La professoressa è accademica del liceo, quindi sicuramente una delle figure più significative e prestigiose di questo Ateneo. Noi siamo molto contenti di ospitare questo momento, che è appunto un momento nel quale impareremo da lei e anche possiamo ringraziarla del suo magistero che appunto oggi continua. Sono arrivati anche gli studenti che erano in aula magna che non riuscivano a sentire, quindi adesso non appena si accomodano noi possiamo iniziare con la lezione della professoressa Papasoli, a cui cedo molto volentieri la parola. Prego, te Benedetto. Grazie mille al professor Bianco sia per l'invito a tenere questa lezione inaugurale, conclusiva, data in voi il senso che volete, sia per questa presentazione. Grazie a tutti voi per la presenza, anche per la presenza di quelli che non sono fisicamente presenti, ma sono collegati con noi. Entro subito nel tema. Alcuni anni or sono, nel 2014, al Parlamento europeo, Matteo Renzi sorprese i francesi. Parlò di una generazione telemaco alla ricerca dei padri, in quel caso i padri fondatori dell'Unione Europea, e naturalmente si rifaceva a Recalcati. Il complesso di Telemaco, genitori e figli dopo il tramonto del padre, 2013, suscitando però lo stupore dei nostri vicini d'Oltralpe che non sapevano nulla di quel piccolo libro italiano, mentre avevano ben presente un'altra tradizione,
non solo classica, ma anche francese e moderna. Perché Telemaco, non ho bisogno di ricordare i primi libri dell'Odissea, ricordiamo tutti, no? Telemaco, giovinetto, privo di protezione, con la casa invasa dai proci, che sono la figura della anomia, le manifestazioni di Pallade sotto le vesti, prima di Mente e poi di Mentore. Mentore è un amico di Ulisse, a cui Ulisse ha affidato i suoi, no? E poi Telemaco si mette in viaggio alla ricerca del padre, in realtà poi si fermerà a Sparta e lì rimane per tutto il tempo dell'Odissea, finché non viene richiamato in patria al momento del ritorno di Ulisse. Questo è nemmeno un mito di Telemaco, è un embrione di mito. C'è chi dice che Telemaco è un personaggio senza mito, perché non c'è racconto su di lui. Ma nel saggio di Recalcati questo mito embrionale viene reinvestito, come si fa con i miti classici, di un valore universale e attuale, perché dopo l'uccisione del padre, perpetrata simbolicamente dalla cultura del Novecento, anticipata dalla riscoperta freudiana del mito di Edipo, ecco una generazione Telemaco alla ricerca dei padri, bisognosa di memoria per riuscire a creare il futuro e a realizzare in modo adulto quel destino regale su cui l'antropologia contemporanea sembra non scommettere più. L'idea di Recalcati è un'idea coraggiosa. Se noi guardiamo il più celebre dei Telemachi novecenteschi, che è Stephen Dedalus nell'Ulysses di Joyce, che è protagonista dei primi capitoli, vediamo bene che quel Telemaco moderno non si pone se non per enigmi la questione del padre. È il tipo dell'intellettuale scrittore che nasce da se stesso, nasce dalla propria scrittura. E la condizione filiale è definita come un'età del tormento in cui non si vede niente con chiarezza. Invece del neologismo generazione Telemaco, nel dizionario Treccani online, troviamo questa definizione: l'insieme di persone che entra nella vita attiva per motivi di anagrafe in un'epoca di crisi e incertezza politica, sociale, economica, cercando di recuperare dalla generazione precedente indicazioni di comportamento e di azione, così come nell'Odissea fece Telemaco nei confronti del padre Ulisse. Non so se è esattissimo questo riferimento all'Odissea, ma non importa. Però il saggio di Recalcati, che ha lanciato questo fortunato tema, ripreso, è stato anche parecchio ripreso, ci sono altri titoli su questo, non dà nessun segno di aver avuto presente, oltre alla tradizione omerica, anche les aventures de Telemaque di Fénelon, che è stato per due secoli uno dei libri, come dire, più diffusi, uno dei libri fondatori in Europa. Fondatori perché aveva a che fare con l'educazione nelle scuole, con l'educazione alle lingue. Uno dei più significativi per la formazione di una memoria condivisa e uno di quelli che sono scomparsi più rapidamente. Fénelon era il precettore del Duca di Borgogna, quindi un rampollo reale, vescovo, direttore di coscienza, filosofo post-cartesiano e il maestro spirituale del puro amore. E aveva occupato genialmente, proprio sul finale della Querelle des Anciens et des Modernes, lo spazio bianco lasciato dal quarto libro dell'Odissea. Aveva intrecciato le fila della doppia antichità, classica e biblica, insieme con le poste in gioco della Francia del suo tempo. Aveva dato prova di una capacità, di un'arte della riscrittura che a sua volta avrebbe generato, scatenato direi, riscritture, imitazioni, parodie, prolungamenti.
lo spazio bianco oltre la breve telemachia omerica è diventato un delizioso laboratorio di ipotesi pedagogiche, politiche, morali, sentimentali, anche economiche, artistiche, letterarie, spirituali. È dentro questo laboratorio che vorrei entrare oggi, superando certo l'effetto di straniamento che si prova nel passarne la soglia. Secondo Thomas Pavel, che ha scritto un bel libro sull'arte della lontananza, nell'immaginario classico l'esilio, lo sto citando, l'esilio, allegoria della distanza, definiva simultaneamente la legge della condizione umana e quella della sua rappresentazione. L'umano lo si rappresenta da lontano, è tanto più vero quanto più essenziale, non circostanziale. E questo spiega le preferenze estetiche del mondo premoderno, in particolare l'irrealismo ostinato di quasi tutte le sue manifestazioni artistiche, mentre la modernità artistica sarà spesso caratterizzata dall'abolizione della distanza, la distanza della finzione e la coincidenza tra i mondi immaginari e il mondo reale. Allora, distanza nella distanza, vi propongo qualche divagazione sulla fortuna del personaggio fredoniano più trasparente e però anche più misterioso, mentore, personificazione della dea Minerva, guida di Telemaco nella ricerca di Ulisse e nella crescita verso l'età adulta. La cosa curiosa è che nel saggio di Recalcati molto si parla del mito di Edipo, anche di quello di Narciso, assai poco di Penelope e per niente di mentore. Questo accade, credo, perché non è Omero a inventare la figura di mentore. Sì, c'è mentore, ma non è ancora l'aio, il pedagogo, colui che accompagna la crescita. E del resto la critica ha riconosciuto il cattivo servizio reso dal personaggio di mentore alle fortune di Telemaco nel nostro tempo. Mentore è il grande responsabile, dice un critico, del fallimento moderno di Telemaco. Se Telemaco è scomparso, in un certo momento si deve anche un po' a Mentore che incarna la ragione, la morale, che parla. C'è una svolta nella ricezione della fortuna di queste avventure di Telemaco ed avviene dopo la Grande Guerra, all'altezza degli anni venti, quando da una parte vengono fuori le prime edizioni critiche, erudite del libro di Fanon, dall'altra c'è il pastiche dadaista, diciamo le avanguardie si impadroniscono del tema, e Louis Aragon, che sarà poi il poeta surrealista, scrive l'esordio del Telemaco, dove a un certo momento un masso che si stacca dalla montagna, precipita in mare, mentore e Telemaco, e, come dire, chiude il discorso, sopprime la coppia maestro-discepolo, soppressione altamente simbolica di quelle che saranno le problematiche educative tra XX e XXI secolo. Quindi devo esplicitare perché ci occupiamo di mentore, e perché un mito di Telemaco, un complesso di Telemaco, se volete, senza mentore, mi sembra oggi più che mai, più che ieri, condannato all'insignificanza. Ora, secondo Vernon, il mito è un racconto che esisteva già prima che un qualsiasi narratore iniziasse a raccontarlo. Nel caso di mentore non è così. Nel caso di mentore bisogna, per chiedersi chi è mentore, dobbiamo tornare al testo di Fanon. Il testo di Fanon funziona in una maniera particolare. I personaggi hanno una scarsa definizione psicologica, piuttosto tipologica. Il mentore è il culmine di una serie di figure sostitutive del padre assente.
Notate che anche la madre è assente nel telema Polifendon, ma ci pensa l'universo con le sue vegetazioni, con le sue acque, le sue grotte, le sue marine dolcissime, a sostituire la madre. C'è un bellissimo libro che si intitola in francese Télémaque entre père et mère, cioè Télémaque fra padre e mare, non madre, mare. Invece ci pensano gli uomini a sostituire il padre con i loro mestieri, i loro modelli, i loro consigli, e mentore più di tutti, al punto da scomparire, dopo essersi rivelato come Minerva, nel momento in cui Telemaco si avvia a riconoscere Ulisse, non tanto incontrandolo perché l'ho già incontrato, a riconoscerlo. E in quel momento il romanzo termina, cioè l'abbraccio di Telemaco col padre, il romanzo non lo racconta. Quindi mentore non ha tanto una definizione psicologica, è un fascio di tratti contrastanti, è vecchio ma vigoroso come un giovane, è un uomo oscuro ma nobile, è un negoziatore pacifico con ramo d'olivo in mano, ma è anche un guerriero, è l'uomo della parola, ma è anche l'uomo del canto, è umano, può essere abbracciato, può servire, si fa schiavo a un certo momento, e è divino, perché a un certo momento il segreto della dea si manifesta. È impassibile, col suo trascendente sorriso che suggella tutte le situazioni in cui Telemaco sarebbe pronto a disperare, ed è capace anche di piangere. È maschile, con la barba grigia, gli occhi cavi e austeri, ed è femminile, con gli occhi azzurri di una dolcezza celeste che fiammeggiano nell'epifania della dea. Emblema della totalità armoniosa e tipica espressione, per i contrari che riconcilia in sé, di un regime ciclico dell'immaginario, secondo le definizioni dell'antropologo Dion, fa sognare anche un incontro di culture. Nel sistema allusivo di Fendon, la dea della sapienza, di cui il mentore figura, ha a sua volta un rapporto figurale con l'icona della sapienza biblica, quella di Proverbi 8, luce, spirito, sottile, giovinetta che gioca alle origini della creazione, la quale non manca di essere figura del Logos giovanneo. E se si risale alla genesi del personaggio, nel pensiero di Fenon, si incontra insieme con questa sapienza ludens, la sapienza che gioca, anche il Socrates ridens, il Socrate ironico della tradizione filosofica e moralistica. Quindi vecchio e giovane, maschile e femminile, umano e divino, mentore anche la doppia antichità, usa in una sola figura la possibile riconciliazione o ibridazione del mondo classico col mondo cristiano e della filosofia con la mistica. Capite che non si può dire che mentre la ragione e la morale, mentre è il trionfo dell'immaginario, è il trionfo dell'immaginazione simbolica, che è un'immaginazione di cultura, ma potente. Ora, certo, non basta un'estrema ricchezza di elementi semiotici e simbolici a rendere un personaggio interessante, cioè a dotarlo di una forte illusione di realtà, a renderlo, come direbbe Steiner, vero Christoph, una presenza reale. Anzi, è probabile che ci sia un rapporto inverso, no? Il mentore come personaggio, in un certo senso, non esiste. È l'emblema dell'irrealismo di cui parlava Thomas Pagel. Ma in compenso proprio l'alto tasso di figuralità ha reso estremamente interessante la storia della sua ricezione, man mano che venivano messi in questione tutti i presupposti culturali che la rendevano comprensibile. È un paradosso. Mentore fino ad oggi è il più grande successo di Fendon. È onnipresente come funzione, è un luogo comune.
Ma l'eredità del Telemach più difficile da far passare è proprio quella che la riguarda. Allora vorrei adesso entrare un po' in alcuni luoghi della ricezione del Telemaco di Fanon, della letteratura epigonale che si è mossa, cercando gli avatar di mentore. Questo è un gioco che facciamo. Io ho lavorato su questo, continuo a lavorare, devo dire, a divertirmi in questa ricerca. Accenno qualche luogo, da una parte l'opera lirica, il dramma per musica, in cui il Telemaco ha avuto un enorme successo, e ci sono piccoli capolavori, Scarlatti, Gluck, eccetera. Il minimo che può accadere nei libretti d'opera è il divorzio tra il personaggio di Mentore e quello di Minerva. Non si conoscono proprio, ma Mentore è un bravo uomo, un amico, maio, custode, inefficace tra l'altro. Siamo di solito nell'isola di Ogigia, l'isola di Calipso, oppure magari anche quella di Circe, si tratta dell'educazione sentimentale di Telemaco. Qual terra è questa mai? Canta la voce spaesata di un saggio anziano, no? Costretto a parlare sul ritmo delle emozioni. E quando invece vuole esprimersi per sentenze, far prevalere la legge, spostarci nell'isola di Creta, che è l'isola della legge, il prezzo è la noia, ve lo scrivo, ve lo dico con la I lunga, perché lo derivo questo dalle traduzioni italiane del Settecento, la noia, di cui i traduttori accusano le tessiture pedagogiche più complesse di Fanon. Allora cambiamo genere, prendiamo la narrativa, in particolare il filone del romanzo di educazione. Sappiamo tutti che quasi tutti i romanzi moderni, 700-800, sono romanzi di formazione, no? Ma il romanzo di educazione implica la figura, per l'appunto, di un mentore, no? Un mediatore, quindi sono un po' di meno. E guardiamo i primi, che sono per lo più racconti di viaggio, no? Di viaggio, di formazione, non so, le avventure di Neoptolemo, figlio di Achille. Oppure i viaggi di Ciro, i romanzi francesi, in cui in un certo momento è scialbo, si chiama in un altro modo, si disperde in una serie di figure di madri, di magi, di saggi, no? Una visione che si frantuma. Oppure c'è cioè, il travestimento burlesco, il formidabile Telemaco travestito di Marivaux, in cui, come nel Don Chisciotte, no? C'è la dinamica del Don Chisciotte, due personaggi cercano di ripetere le avventure di Mentore e di Telemaco. E il gran problema è l'ultima tappa, cioè come farà questo povero Phocion, si chiama, a trasformarsi in una dea. Il resto funziona, ma questa metamorfosi. E come avviene? Phocion certo si cambia d'abito e poi cosa fa? Perde il senno, impazzisce. La sua assunzione nel divino è la follia. E capite che siamo vicini alla satira di Voltaire, no? La coppia Telemaco Mentore ripetuta in Candide con Gloss. Oppure abbiamo in seguito anche l'Émile di Rousseau, celeberrimo romanzo pedagogico, in cui avete un mentore che parla, un mentore che racconta, crea il suo personaggio, lo crea letteralmente col racconto, Emile, lo crea con il suo sguardo, guardandolo, e gli crea accanto anche una Sophie, è il nome significativo della fanciulla a cui destina Emile, e Sophie cosa fa? C'è un doppio finale. Si innamora dell'eroe di un libro, Telemaco, e forse ne muore, perché non si può amare l'eroe di un libro, oppure riconosce Telemaco in Émile e ne vive. Quindi c'è un doppio finale aperto. Ma quest'occhio del precettore che racconta,
che crea il personaggio è un occhio inquietante, e cominceremo a vedere da qui le possibilità anche, come dire, conturbanti del personaggio di Mentore. Tocco appena le metamorfosi di Mentore sulla soglia del romanticismo, con un recupero del sacro e del simbolo, Mentore viene più o meno identificato a Fénelon stesso, così rivela la sua natura post-tridentina di sacerdote e direttore di coscienza. Anche Angelo, l'angelo di Tobia. Allora, da Marie-Joseph Chénier, che scrive durante la Rivoluzione, a Chateaubriand, a Manzoni, l'angelo, il vescovo, il solitario, tutti questi diversi volti della vicinanza del sacro, di un magistero compassionevole e di un accompagnamento verso l'età adulta, trasformano uno nell'altro, si sedimentano nel palinsesto letterario europeo che prende forma tra il tramonto dei lumi e le aurore romantiche. Allora, sarebbe possibile fondare filologicamente quello che dico, è un po' complesso, ma è possibile, cioè vedere cosa ci sia del Mentore fenoniano, nel Père Aubry di Chateaubriand, nel Fra Cristoforo di Manzoni, ahimè nel Vautrin di Balzac e in tanti altri personaggi del romanzo ottocentesco, che quelli sì sono molto reali, hanno una forte illusione di realtà. Ma invece di seguire questo filone, ne propongo un altro, che ora diciamo è la seconda parte del mio intervento. Sapete che la grande letteratura è quella che ci piace leggere, ma spesso è la piccola letteratura che porta la testimonianza più forte sulla storia, sui costumi, sulle realtà sociali e culturali. E noi adesso vorrei che ci confrontassimo con i piccoli. Da una parte c'è una massiccia e varia letteratura comportamentale in cui voi vedete la storia di un nome, la lessicalizzazione del nome di Mentore e il suo uso per sinonimia o per antonomasia, che stiamo facendo ancora noi oggi, tale e quale. C'è una traduzione settecentesca del periodico inglese The Guardian, che in francese è stato tradotto come Mentor Moderne, Mentore Moderno, e i traduttori spiegano, quest'opera si intitola in inglese Le Gardien, il guardiano, titolo che è possibile esprimere in francese, significa tuteur e gouverneur. Tutore e il governatore, colui che si prende la cura intera della persona. No? E il titolo del mentor, mentore, sembra implicare queste due idee. Bene, due idee, no, un'infinità di idee. Vi leggo una raffica di titoli. Il piccolo, ve lo leggo in italiano anche quando sono in francese, il piccolo mentore filosofico. Il vero mentore o l'educazione della nobiltà, il mentore moderno o le istruzioni per i ragazzi, mentore dei bambini, mentore universale, mentore dei re, mentore delle signorine, le jeunes demoiselles, mentore della vecchiaia, mentore cristiano, mentore dei mariti e delle mogli, mentore dei fanciulli e dei giovanetti, mentore della gioventù militare, il piccolo mentore della tenera età, mentore dei ciechi, delle famiglie, mentore teatrale, il mentore perfetto dei negozianti, qui siamo tornati in Italia, le mentor della banque e della bourse, mentore commerciale e industriale, mentore della caccia e del ciclismo, questo non finisce mai, no? È una lista infinita. Quindi il mentore designa una funzione, un almanacco, un catechismo, un manuale, una cosa, un progetto, in tempi vicino a noi, una collana, una casa editrice, con ulteriori lessicalizzazioni quando dal mentore si sviluppano mentoring o mentorato, scivolando a pubblicizzare arti della felicità, progettistiche del successo, l'educazione alla leadership, che è un succedaneo molto concreto dell'antica educazione alla regalità.
La cosa curiosa è che in questo processo che dura fino ad oggi, il mentore lessicalizzato non rinuncia del tutto a esistere come personaggio. Allora, adesso vorrei raccontarvi delle storie. La traccia che mi interessa seguire è quella che porta lentamente a uno sconvolgimento di ruoli, all'abolizione della differenza simbolica tra generazioni, così come della misteriosa lontananza fondatrice dell'estetica premoderna, e quindi anche della asimmetria che rende possibile la relazione pedagogica tra mentore e telemaco. Vogliamo rapidamente tre romanzi minori del Settecento, uno si intitola Mentore alla moda, l'altro Il mentore cavaliere, e poi una finzione pedagogica, una finzione epistolare, Lettere di mentore a un giovane signore, tradotte dall'inglese. Poi toccherò appena un romanzo italiano dell'Ottocento, peraltro sconosciuto, che si intitola Mentore Calipso di Vittorio Persezio, e vorrei approdare poi a una raffica di testi filmici o narrativi a noi vicinissimi, che spendono ancora una volta nel titolo il nome di mentore e proiettano una luce strana e sinistra sull'evoluzione delle tematiche associate a questo nome. I tre testi settecenteschi sono in qualche modo in dialogo tra loro. Nel primo, Mentore alla moda, molto alla moda di un certo Chevalier de Bouy, mentore chi è? Mentore è un signore di una cinquantina d'anni, un gentiluomo, vedovo, senza figli, con una rendita decorosa, con molta esperienza, che è tornato indietro dai piaceri rumorosi, dai plaisirs bruyants, e che mettono in pericolo la virtù, quindi è divenuto saggio e vive en philosophe, in un'età ancora media, vive en philosophe, da Honneton a philosophe, i modelli sociali e culturali di due secoli, 6-700, che sono a confronto. Fisicamente, il suo viso era avvenente, aveva grandi occhi neri, riempiti di una tale vivacità che si sosteneva difficilmente il suo sguardo, sembravano penetrarvi e leggere il vostro interno. Questi occhi di mentore, ricordiamoci. Questo fuoco dello sguardo, tutti ci hanno detto che Fenelon aveva sguardi di fuoco, il Père Aubry di Chateaubriand ha sguardi di fuoco, Fra Cristoforo ha degli occhi che si accendono, e vedremo la posterità di questo sguardo di mentore. Cosa fa questo Netton philosophe, tipico rappresentante della medietas, che era anche un ideale, no, di vita e di saggezza? Si prende cura di un giovinetto ingenuo che è arrivato a Parigi, è stato malmenato, derubato, e si preoccupa di inserirlo nella vita della città, nella vita mondana. Questo suo pupillo, che è il telemaco della situazione, è simile a tutte le figure di adolescenti che andranno a popolare il romanzo tra 7 e 800. Non so se per caso avete letto La certosa di Parma di Stendhal, vi ricordate com'era Fabrice del Dondolo. Questo ragazzo ha una figura gentile, gli occhi grandi che sembrano respirare l'amore e il piacere, è fatto per l'amore, è fatto per il piacere. E capisce molto presto che a Parigi l'iniziazione mondana passa attraverso i favori femminili e comincia a emanciparsi dal suo mentore, a sfuggire da quello sguardo indagatore. Il mentore, questo mentore settecentesco, non ha più il dono fenoloniano della douce persuasion, la dolce persuasione, e fallisce in uno dei ruoli paterni che la psicologia ad oggi affida alla parola, cioè mettere dei limiti al desiderio per legittimarlo. E la conseguenza è che il romanzo non finisce,
non si conclude, non arriva da nessuna parte, rimane incompiuto. Più o meno dello stesso periodo è un mentore alla moda, è mentore cavaliere. Allora qui vado rapidamente, il mentore cavaliere ha la caratteristica di essere molto giovane, non ha più 50 anni, ce n'è di meno, c'è un deciso ringiovanimento di mentore. Sono due amici, uno più grande e uno più giovane, che viaggiano insieme. I genitori del più giovane lo hanno affidato a questo amico un po' più maturo, quindi uno è il mentore e l'altro è il telemaco. E il più maturo dovrebbe fargli capire i pericoli dell'amore, è sempre in gioco l'educazione sentimentale. Ma questa anzianità morale, questa custodia delle passioni, è il frutto di delusioni amorose di mentore. Mentore ha avuto il cuore tenero come Telemaco, è stato tradito da una fidanzata che è fuggita con il suo amico, e il mentore è rimasto come lo zimbello del mio amico e della mia amante, e ha voglia di vendicarsi, e poi trova un'altra fidanzata che a sua volta lo abbandona per ragioni di interesse, eccetera. E se questo mentore alla morte, se questo mentore cavaliere è saggio, è semplicemente perché la sua saggezza è una forma di disincanto, e per questo ha poca forza sulla impetuosa voglia di vita e di trasgressione dell'amico più giovane. E per la prima volta il mentore che viene attirato dalla parte di Telemaco, e l'emergere di una coscienza infelice accompagna questo chiudersi del circolo della giovinezza. Il terzo romanzo, quello di Prévost, è una storia simile, un po' aggiustata, questa volta mentore un inglese, è un uomo posato, è un giornalista, saggio, che protegge un amico più giovane, lo invita a casa sua, viaggiano insieme e guarda caso a teatro a Parigi questo anonimo inglese, Monsieur N, non so, conosciamo il suo nome, diventa di tutti i colori quando vede una giovane donna inglese in un parco. Allora, stessa storia, un amore tradito, ma questa volta il mentore è, come dire, è benefico, cerca di fare tutto il possibile per favorire l'unione della donna amata con il suo rivale. E tant'è vero che una grande anima trova soddisfazione a fare dei felici anche a spese della propria felicità. Eroico e patetico, tanto quanto saggio, questo mentore inglese corregge le incongruenze dei precedenti, e è abbastanza tranquillo da mettersi a scrivere lettere che sono finalmente la presa di parola di mentore, no? All'amico, ma vi assicuro su argomenti neutri e che non toccano l'esistenza. Allora, questi tre testi settecenteschi ci fanno individuare una problematica di lunga durata, che è il rapporto fra il ruolo di mentore e la gestione della sfera del desiderio, allora si diceva delle passioni, tutto sempre intorno all'educazione sentimentale del Telemaco, che accaparra l'attenzione rispetto all'educazione politica, economica, eccetera. E l'attenuarsi della differenza simbolica tra generazioni si esprime nel fatto che il mentore ha avuto o ha gli stessi desideri di Telemaco e non li ha saputi gestire. E non vi è un padre o un maestro che intervenga con la dolce persuasione a dipanare questo vissuto giovanile. Su un mentore indebolito trionfa il cuore tenero di Telemaco. Vi accenno solo al romanzo ottocentesco di cui vi parlavo, scritto intorno al 1870. Vittorio Vincenzio, chi era costui? Croce ci dice che per alcuni anni, tra il 60 e l'80, è stato uno dei nomi più noti nell'Italia, nell'Italia post-unità.
Noi lo ricordiamo per una commedia dialettale, Le miserie non su traverso. Ma Versecchio era un autore ambizioso, ha scritto dei romanzi impegnativi, tra cui questo Mentore Calipso, non sto a raccontarvi la complicatissima storia. Diciamo che l'interesse per la nostra, per il nostro percorso è solo che abbiamo per la prima volta un triangolo amoroso che si stringe: lo zio, dottore e il nipote, Mentore e Telemaco, amano, oppure se volete il primo amato ed è stato rovinato dalla stessa donna che adesso sta, che adesso il nipote ama e a sua volta ne è rovinato. Abbiamo, come dire, un trionfo di Calipso dopo il trionfo di Telemaco, adesso vince Calipso, no? Poi ci sono molti altri temi, il bene comune, le situazioni politiche, è un romanzone d'appendice ma molto forte, rosso e nero, ma per la prima volta i fantasmi fredoniani, e sono i fantasmi fredoniani, con lo zio che si traveste, che si trasforma, che ha occhi azzurri fiammeggianti, che ha insomma una serie di topoi, no, che ritornano. Per la prima volta i fantasmi fredoniani sono adoperati per costruire un triangolo amoroso nel quale un puro decalage temporale salva maestro e discepolo dall'essere rivali presso la stessa donna. Non vi racconto di più, se lo volete leggere abbiamo possibilità. Passo direttamente per concludere a un grappolo di film e di romanzi che hanno visto la luce tra il 2006 e il 2020 e che si intitolano alla stessa maniera, anche se in varie lingue: The Mentor, Le Mentor, Il Mentore. Ultimi casi in ordine di tempo di quell'uso eponimo del nome di mentore a cui ho ristretto la mia tipologia. Forse non è inutile ricordare, prima di affrontare questo improvviso dilagare di un titolo, che il romanzo di formazione e a maggior ragione di educazione è andato in crisi nel XX secolo, insieme con i valori che avrebbe dovuto trasmettere, ma anche che il mentore gettato a mare dalle avanguardie del primo Novecento è ciclicamente distrutto e ricreato dalle generazioni successive. E sullo sfondo vorrei richiamare le considerazioni espresse da un libro a cura di Paolo Mottana del 96, Il mentore come antimaestro, sulla crisi delle relazioni con i padri, che anticipa in qualche modo le analisi di Recalcati, ma che soprattutto punta sul rinnovamento della sfida pedagogica in un'epoca di grandi incertezze. E si può riassumere con queste frasi: la condizione dei giovani e degli adolescenti nella società contemporanea manifesta l'assenza di una relazione significativa con l'età adulta, la domanda del mentore e la sua persistenza appare invece ancora pressoché universalmente diffusa, è ancora il luogo simbolico e affettivo del diventare grandi. Questo era nel 96, potrebbe essere una buona domanda chiedersi se è ancora così. Da tempo c'è un seme di sospetto sulle potenzialità oscure della figura di mentore. Qualcuno, c'è un articolo che si intitola Dal divino al diabolico, pensate. E questo sospetto che in realtà è antico, è già nel Settecento che lo incontriamo. In tempi vicini a noi, germoglia all'interno di linguaggi narrativi giocati sull'immagine visiva, che esaltano nel rapporto tra i personaggi l'inquietante fascinazione dell'occhio che scruta e sorveglia. Nel film The Mentor, diretto da David Landis nel 2006,
c'è una insistenza sul primo piano degli occhi azzurri e delle rughe sottili di colui che viene designato mentore nel titolo, e che è uno scrittore di successo ma inaridito. Sanford Pollard è divenuto professore in un college dove esercita sui discepoli prediletti un fascino manipolatorio, con il quale fa ancora i conti 10 anni dopo con Telemaco, che si chiama Carter, che appare con un bel viso, ma inconsistente e con sogni devastati. C'era un triangolo amoroso che aveva riunito il professor Pollard, la giovane assistente Giulia, lo studente Carter, così che gli azzurri occhi indagatori erano diventati gli occhi di un geloso voyeur. Passano gli anni, i due giovani vanno ognuno per la propria strada, muore il professore e lascia tutti i suoi beni ai due giovani, costituiti insieme eredi. È un dono, è una sottile vendetta, è un'ultima manipolazione. Il tema viene ripreso in Cupido nel romanzo di Lee Matthew Goldberg, The Mentor, del 2017, che usa gli stereotipi del thriller. Un professore scrittore ritorna nella vita di un brillante allievo, divenuto editore, chiedendogli di pubblicare uno sceno romanzo nel quale il giovane vede con terrore adombrata la propria storia. E non ci sono dubbi sul terrore che ispira lo sguardo di un altro mentore, quello del film di Anthony Lefren, 2014, sempre The Mentor, pericoloso stalker che sorveglia morbosamente una giovane insegnante che gli è stata affidata, che è stata affidata al suo mentorato. Poi, al contrario, un mentore può essere una specie di angelo custode, un distinto clochard che si prende cura degli altri e in particolare di una giovane donna, e qui vi racconto Le Monde di Jean-Pierre Mocky, film del 2013. E la terena continua. C'è un romanzo di Christopher Carlson che nella traduzione francese ha un titolo per un gioco di parole: Monteur, Monteur, mentore, mentitore, del 2019. Mette in scena un detective che indaga sull'uccisione di un altro detective, suo mentore ambiguo dal passato inconfessabile. Nome, sinonimo, pseudonimo, antonomasia. Questo mentore senza mito, senza storia, senza memoria, non cessa di eccitare l'immaginario contemporaneo. E per avere un'idea delle variabili che possono declinarsi all'ombra di un nome, vi racconto per ultimo ancora una storia. Abbiamo un po' là il formato King, una forma nuova del feuilleton ottocentesco. Il mentore di Francesca Rita Carla Monticelli, 2014. Il detective Eric Shaw, occhi azzurri e quasi 50 anni, scopre di amare una giovane collega, bella e impenetrabile, che in realtà aveva incontrato bambina e protetto nella scena di un delitto atroce in cui era morta tutta la famiglia della bambina. Scopre che la donna amata, poliziotta e criminale, si è vendicata metodicamente infliggendo agli assassini della sua famiglia lo stesso implacabile trattamento subito dai suoi e di cui i suoi occhi di bambina erano stati testimoni. Eric Shaw scopre nel segreto del computer che lei fin da bambina ha tenuto gli occhi fissi su di lui e leggendolo al suo mentore, raccogliendo le notizie su di lui, facendo in modo da diventare sua collega e infine sua amante, scopre atterrito il ruolo che senza saperlo ha rivestito e il mostro che senza volerlo ha coltivato. E quando adesso gli occhi della
Bambina, mai donna, gli occhi del detective si affrontano un'ultima volta, ormai tutto, ormai sanno l'uno e l'altro, e non è detto che la storia finisca così. Allora, non varrebbe la pena soffermarsi su questa letteratura commerciale se non presentasse una specie di epilogo impeccabile della traiettoria che ho cercato di seguire. Ho parlato di triangolo amoroso, ma forse preludeva solo questa estrema economia. Mentore e Telemaco, che ha cambiato sesso, si amano, forse anche odiandosi. E ho parlato di potere manipolatorio del maestro, ma ecco che qui è la discepola a manipolare il maestro, all'insaputa di lui, e a decidere quale lezione vuole ricevere da lui. Il mentore è creato dallo sguardo, dopo essere stato per tanto tempo lui stesso sguardo, e al contesto del viaggio di conoscenza, oppure dell'aula scolastica o universitaria, si è sostituito quello dell'ufficio di polizia. Bene, siamo usciti definitivamente dalla zona di influenza del Telemaco di Fenone, di cui era ancora possibile avvertire tracce in Persezio, per esempio. Un mentore vero e solubile, c'è un mio collega e caro amico poeta, Valerio Magrelli, che ha scritto un libro su molte riscritture di un sonetto di Baudelaire e lo ha intitolato Nero sonetto solubile. Qui un mentore nero e solubile conviene alla modernità liquida che ha conservato il sinonimo senza il nome, dopo che il personaggio stesso è stato smantellato in ogni sua parte, divinità, sacralità, età matura, invulnerabilità, le passioni, saggezza, benevolenza, potenza di protezione, e dopo che il paradigma estetico della distanza è stato interamente sostituito da quello della coincidenza. Mentore si è ritirato dallo spazio del proprio nome e quel vuoto è stato colmato con esperimenti a seconda del modo in cui la relazione pedagogica è stata celebrata, rigettata, riempita di fantasmi che insistono sul lato oscuro del rapporto maestro-discepolo, evidenziato come terribilmente prossimo e reale. C'è da chiedersi se la lessicalizzazione di un nome abbia mai prodotto esiti così contrastanti. Se si dà credito a questi mentori immaginali, mi sembra, per concludere, per parlare il linguaggio di Montana e di Recalcati, che la generazione Telemaco abbia qualche problema. Il problema non sarebbe più il rifiuto edipico dei padri, ma la fragilizzazione o la perversione di mentore, che pure ha il compito di accompagnare con la parola verso un padre collocato da Fenon oltre, altrove, proprio là dove finiscono le storie, dove Telemaco diviene adulto. E è da mentore che bisogna forse ricominciare se si vuole far sì che Telemaco si metta in cammino, come auspica il libro di Recalcati. Ma mentore deve ben ritrovare se stesso. La distanza, tra virgolette, che fonda i modelli, questo lo dico con Pavel, la parola che rende la distanza abitabile, la consistenza di una dimora in seno all'esilio, perché questo è il mentore, se leggete il Fenone, è proprio questo. Il mentore è la dimora di Telemaco nel corso del suo lungo esilio. La grande letteratura è sempre un po' profetica e credo che lo siano le avventure di Telemaco, di Fenon, ma la letteratura minore ci informa della totalità del costume e della cultura e vale la pena ascoltarla. E quindi fermo e diciamo, lascio a voi eventuali riflessioni o questioni.